rinomata organizzazione criminale finanziaria, la Guardia di Finanza di Terni ha concluso un'operazione che ha portato al sequestro totale di 12,5 milioni di euro in 12 province, coinvolta anche una società viareggina. Estate 2024, nessun rincaro. Il presidente dell'associazione balnearia Viareggio conferma che per il 2024 non sono previsti rincari sul costo degli ombrelloni. Pellegrini e Nesi aprono la Milanesiana. La campionessa di nuoto e il premio Strega 2011 sono stati i primi ospiti della manifestazione culturale ideata da Elisabetta Sgarbi in corso al Teatro Eden. Premiati a massa i finalisti di Liberi di Scrivere. I 15 testi selezionati dalla giuria sono stati raccolti in un volume pubblicato dalla casa editrice Industria e Letteratura. Bentrovati spettatrici e spettatori del TG Noi Versilia, apriamo con la cronaca perché la Guardia di Finanza ha concluso una maxi operazione in cui è rimasta coinvolta anche una società di Viareggio. C'è anche una società con sede a Viareggio tra le 39 coinvolte nella maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Terni sull'intero territorio nazionale, che ha portato alla luce un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Un'operazione complessa, i cui sviluppi sono stati illustrati in una conferenza stampa dal procuratore di Terni, Alberto Liguori, che ha sottolineato il grosso lavoro del comando ternano delle Fiamme Gialle per giungere alla conclusione delle indagini. Indagini che hanno portato al sequestro patrimoniale di oltre 12 milioni e mezzo di euro a carico di 42 persone fisiche e 39 società con sedi in 12 province, tra cui appunto quella di Lucca. I capi di imputazione, in tutto 54, spaziano in un ampio ventaglio di reati finanziari finalizzati alla frode erariale, in particolare con riferimento a mancati versamenti INPS e INAIL, oltre a crediti IVA. Oggi abbiamo eseguito un'operazione molto complessa di polizia giudiziaria su delega della Procura di Terni. Sostanzialmente abbiamo intercettato un'associazione a delinquere con base operativa a Terni, che attraverso uno studio di consulenza tributaria generava dei falsi crediti IVA che poi venivano venduti a società terze e che ne beneficiavano per abbattere, insomma, il loro debito con l'erario. Nel meccanismo erano coinvolte anche società create in Romania e scoperte grazie alla collaborazione con Eurojust. Nel corso dell'operazione, oltre a conti bancari, sono stati sequestrati gioielli, orologi e altri beni di lusso. E restiamo alla cronaca, parliamo del raid di furti che si è registrato in via Machiavelli, via Mazzini, via Foscolo e nella zona del mercato di piazza Cavour. Una ventina i veicoli coinvolti, a cui nella notte sono stati infranti i vetri per rubare i pochi spiccioli presenti nell'abitacolo. Si tratta di furti nella maggior parte dei casi decisamente irrisori se raffrontati ai danni provocati. La questione sicurezza notturna torna a essere argomento di critiche verso l'amministrazione comunale da parte dei rappresentanti della Lega. In una nota la consigliera Pacchini è tornata a chiedere che l'istituzione del servizio di polizia municipale H24 venga esteso a tutto l'anno e non soltanto ai mesi di luglio e agosto. E proseguiamo con la cronaca perché quattro ragazzi hanno rischiato di annegare sul litorale viareggino. Si tratta di giovani marocchini provenienti da Certaldo che sono finiti in una buca e si sono trovati in difficoltà. In loro soccorso sono intervenuti i bagnini degli stabilimenti Felice e Colombo che stavano lavorando sulla spiaggia. Il più giovane minorenne è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Verde al pronto soccorso per accertamenti. Cogliamo l'occasione per ricordare che il servizio di soccorso in mare non è ancora garantito lungo tutta la settimana perché la stagione balneare non è ancora ufficialmente iniziata. I bagnini infatti sono operativi solo nel fine settimana. E continuiamo a parlare di mare e di spiaggia perché siamo andati a vedere quanto costa affittare un ombrellone per l'estate che è alle porte.
Da un minimo di 15 a un massimo di 50 euro per il giornaliero e da 1.000 a 4.000 euro per lo stagionale. Sono questi i prezzi medi dell'estate 2024 sul litorale Viareggino, dove, secondo l'associazione Balneari, quest'anno non si registrano aumenti, o per meglio dire, non si registrano aumenti ingiustificati. Stiamo sempre molto attenti ai prezzi e anzi negli ultimi anni i prezzi, se sono aumentati, non hanno recuperato neanche interamente l'inflazione che c'è stata. Sicuramente i prezzi sono in linea con gli anni scorsi, potrebbe esserci in certi casi un recupero minimo dell'inflazione, ma c'è una stabilità. Il prezzo deve essere sempre parametrato ai servizi. Ci saranno degli aumenti ingiustificati, cioè un aumento dei prezzi al quale non segue un aumento dei servizi? La risposta sicuramente è no. A Viareggio io posso dire abbiamo veramente tutta la gamma dei prezzi, perché un secolo e mezzo di storia dà i suoi frutti. Quindi siamo sicuri di poter dire che a Viareggio chiunque può trovare quello che cerca. Abbiamo anche la consapevolezza di essere una delle migliori spiagge in Italia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Il costo dell'ombrellone, spiegano dall'associazione, dipende ovviamente dai servizi offerti, perché tra i 125 stabilimenti affacciati sui 10 km di costa Viareggina si trova veramente un'offerta molto variegata, che spazia da soluzioni più economiche e spartane a strutture con piscina e centro benessere e quindi ovviamente più dispendiose. E parliamo della giornata nazionale per la legalità e andiamo a Lido di Camaiore a vedere cos'è successo all'istituto comprensivo Gaber. Una riflessione sull'inno di Mameli, ma anche lo studio della storia del tricolore, di cosa significhi essere buoni cittadini e una serie di giochi per scoprire la Costituzione. Sono queste le attività che gli alunni della primaria del comprensivo Gaber di Lido di Camaiore hanno svolto nell'ambito del progetto dedicato alla Giornata Nazionale della Legalità. I loro compagni più grandi, che frequentano l'ultimo anno della scuola media, si sono dedicati invece a un focus sui sistemi mafiosi, in collaborazione con gli agenti del commissariato di polizia di Viareggio. Siamo partiti appunto dalle prime piazze di spaccio, anche perché hanno un'età in cui vengono già avvicinati per il consumo di droghe leggere, e dall'utilizzo consapevole del motorino, perché già lì si rischia di incorrere e di andare incontro a problemi con la legalità. Proprio per questo abbiamo deciso di avvicinare quelle che sono talvolta le figure più avverse, come la figura appunto del poliziotto, del carabiniere, del giudice, anche perché i modelli educativi che vengono offerti, talvolta ovviamente non educativi, dalle canzoni che ascoltano, da alcuni dei loro idoli, propongono invece queste figure proprio come figure da combattere. Un percorso particolarmente delicato, anche sotto il profilo psicologico, per i ragazzi di questa fascia d'età. La mafia non è distante da noi, è vicina a noi e può essere anche dentro di noi. L'ha spiegato molto bene Falcone e Borsellino, perché questo è il giorno della loro ricorrenza. Quindi è importante che la famiglia sia vicina ai ragazzi e li prepari a affrontare queste dinamiche, perché in realtà la mafia può attrarre, può fare come ha fatto Pinocchio, quindi che praticamente è stato attratto da Mangiafuoco, ma poi in realtà è diventato un ciuchetto. Quindi da questo punto di vista la mafia non paga. E anche a Pietrasanta è stata celebrata la giornata della legalità, in particolare l'assessore alla Polizia Municipale Andrea Cosci con una delegazione istituzionale, una rappresentanza delle forze dell'ordine locali e statali, hanno ricordato il 32esimo anniversario della strage di Capaci con la deposizione di una corona d'alloro all'impianto di atletica Falcone e Borsellino. E cambiamo argomento, sono terminati i lavori di messa in sicurezza della frana di Casoli. Conclusi i lavori per il ripristino della frana a Casoli in via Trescolli, poco fuori dal centro abitato del paese.
La collina della Castellina, a monte dell'abitato paesano, è stata nel tempo oggetto di vari distacchi rocciosi. Il fronte interessato dalla frana, circa 35 metri, presenta una conformazione geomorfologica molto complessa, che ha richiesto un lavoro di progettazione lungo e attento, al fine di procedere ad un intervento completamente risolutivo e durevole negli anni. Il lavoro è consistito nella messa in posa di una nuova rete paramassi a doppia torsione. In più, sulla parte alta del versante, è stata realizzata una nuova barriera paramassi all'altezza e in continuità di quelle già presenti, così da proteggere ulteriormente la strada da nuovi eventuali smontamenti. Il cantiere è stato oggetto di un sopralluogo da parte dell'assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche, che ha sottolineato le tempistiche veramente strette dell'intervento, vista l'esigenza di mettere in sicurezza una situazione potenzialmente pericolosa, oltre ad eliminare i disagi provocati dal restringimento della carreggiata. A Viareggio è arrivata la divina Federica Pellegrini, supercampionessa di nuoto. Sentiamo perché. La Milanesiana 2024, rassegna culturale diretta da Elisabetta Sgarbi, ha fatto tappa per la prima volta a Viareggio presso il Teatro Eden. Tema di quest'anno è la timidezza e i suoi contrari. Tra gli ospiti della prima serata di mercoledì, Federica Pellegrini, intervistata dalla giornalista Elvira Serra, con il prologo letterario di Edoardo Nesi. L'incontro ha offerto al pubblico un'opportunità unica per riflettere sulla tematica centrale attraverso le esperienze e le storie personali dei due protagonisti. Federica Pellegrini, icona dello sport italiano, ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua carriera, mettendo in luce come la timidezza abbia influenzato, in alcuni casi favorito, il suo processo verso il successo. Edoardo Nesi, scrittore e vincitore del premio Strega, ha invece esplorato il tema attraverso il prisma della letteratura e della sua esperienza personale, offrendo una prospettiva arricchita dalla sua sensibilità artistica. La prima serata della Milanesiana a Viareggio è stata quindi un successo, caratterizzata da un'intensa partecipazione del pubblico e da un dibattito vivace e stimolante. Desideravo venire qui con la Milanesiana in questo viaggio che tocca 26 città. E quindi non sono venuta per un giorno, ma per tre giorni, e quindi ho voluto che la Milanesiana venisse vista attraverso tutte le arti che racconta, per cui questa sera lo sport, domani sera la musica e un grande scrittore che è qui anche oggi, Tahar Ben Jelloun e Cristina D'Avena, e poi il teatro di Giacomo Poretti. La Milanesiana proseguirà il suo viaggio attraverso l'Italia portando il suo ricco programma culturale in altre 24 città con l'obiettivo di continuare a esplorare e a far riflettere sulla timidezza e i suoi contrari. La Fondazione Ti Amo festeggia le donazioni raccolte in occasione della tappa del Giro d'Italia. Un'iniezione di risorse per sostenere le tantissime attività di cui beneficiano quotidianamente i ragazzi della Fondazione Ti Amo e le loro famiglie, a titolo completamente gratuito. A questo saranno destinate le donazioni raccolte lo scorso 8 maggio in occasione della tappa del Giro d'Italia a Torre del Lago nel corso del Carovana Party, organizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Viareggio e iCare. Noi diamo il nostro modesto contributo, abbiamo fatto un'operazione per donare a tante associazioni, fra i quali la Fondazione Ti Amo, alcuni un po' di risorse all'interno di un progetto più ampio fatto con l'amministrazione comunale. Una donazione di qualche migliaia di euro festeggiata dalla Fondazione nella sua sede. Questo centro qui è a disposizione della comunità delle famiglie. Con i ragazzi vengono qua, abbiamo fatto il centro di onoterapia, abbiamo l'orto sociale e abbiamo un laboratorio di cartapesta. L'obiettivo di questa cosa è di dare questo luogo alla progettualità, ai ragazzi, alle famiglie. Una gioia per gli utenti, ma anche per chi tanto si prodiga per loro. Sono soldi che sono utilizzati benissimo per poter realizzare dei miglioramenti con le nostre terapie ricreative che ne godiamo noi. E adesso andiamo a Massa per la premiazione di Liberi di Scrivere. Sono stati premiati 15 scrittori finalisti del concorso letterario scolastico Liberi di Scrivere, ideato dal professore Gennaro Di Leo.
È un piacere finire l'anno scolastico con questa festa, perché alla fine è una festa a cui partecipano tutte le scuole, ciascuna nella propria peculiarità, ed è la terza edizione, sembra ieri quando tutto è iniziato, ma io sono già proiettato al domani, e come tutto lo staff di questa meravigliosa organizzazione che c'è dietro un premio di questo tipo. L'organizzazione del concorso, che ha visto la premiazione di 5 racconti in ogni categoria, juniores, minores e maiores, è stato supportato dal Comune di Massa e dalla Biblioteca Civica Stefano Giampaoli. Un concorso di scrittura come questo deve necessariamente essere supportato dalla lettura. Non siamo noi a dirlo, ma sono letterati e scrittori anche insigni a dire che lettura e scrittura sono fermamente collegate l'una alle altre e sono proprio due facce della stessa medaglia. Le novità di quest'anno sono la partecipazione delle classi attive all'interno della casa di reclusione di Massa e la traduzione a fronte del volume antologico che racchiude i 15 racconti finalisti grazie al lavoro dei ragazzi del liceo linguistico di Massa. La premiazione, alla presenza della giuria composta da 3 scrittori locali e 3 studenti estratti a sorte, è stata intervallata da brani musicali suonati dagli alunni del liceo musicale Palma di Massa. Hanno lavorato in maniera tale che possiamo avere fiducia e speranza nei nostri giovani del futuro, e questa manifestazione ha raggiunto gli obiettivi, che è quello di aiutare i ragazzi a sviluppare le loro idee, a scrivere liberamente. Non per niente si chiama Liberi di Scrivere. È tutto per questa edizione del TG Versilia, io vi ringrazio per l'attenzione e restate con noi TV.